Allora, buonasera, partiti. Questa sera siamo in giro per la città di Sondrio a chiedere quali sono i buoni propositi per il 2020. Noi abbiamo un carrello pieno di buoni propositi. Eccoli qua. Ecco. Ce li portiamo? Li consegniamo? Certo. Com'è, c'è... Lei... Quindi parli tu anche per lei, se lei è timida. Sì, sì, dai, si può fare. Allora, il suo nome? Benedetta. Data di nascita? Data di nascita? 18 giugno 2001. Giusto? Sì, è giusto. Oh là là. Aspetta, che memoria, eh. Ma siete fidanzati o? No, no. L'hai detto? L'hai detto con un sentore di rammarico, appena appena. Infatti, sì, sì, okay. Sì, vero, cioè, col allora. Cuore. Raccontaci, oh, visto che la conosci bene anche per lei, il suo artista musicale preferito? Cazzo. No, quello non dovevi dirlo. Poi non canta, tecnicamente. In effetti. Vabbè, è un'altra cosa. Quindi? Chi è il tuo artista musicale preferito che non lo conosco? Vedi che non la conosci bene. È vero. Di dov'è? Dove abita? Lei abita a Caspoggio. Tu invece? Sondrio. Quindi la stai ospitando? No, a dire il vero è qua per... Perché per patente. Siamo andati a mangiare il sushi assieme. Cioè adesso per fare la patente devi andare a mangiare il sushi. Com'è infatti, la correlativa? Funziona? Come... Se no che io il sushi vado a mangiarlo, ma... Ma non va a patente. La patente ce l'ho già da un po' di anni. No, dai, facciamo in serie la domanda serissima che devo porti. Dimmi. Buono propositi, 2020. Te ne sei posti? Sì, laurearmi quest'anno. Caspita, quest'anno discuti la tesi? È una triennale, non ho la tesi per la triennale. Però appunto laurearmi quest'anno. Quest'anno qua, laurea in? Ingegneria elettrica. Speriamo mica male. Quindi il buono proposito è questo, tu? Sì. Sì, diciamo che è questo. Oltre ad avere un ottimo futuro con lei. Oh, vabbè, ma questo mi sembra più che questo logico. Sai che puoi portarlo tu il buono proposito, ma lì bisogna dare un occhio anche a lei. È vero. A quello che pensa. Sì, 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 è vero. Bisogna essere in due lì. Che questo qua è un problema. Quindi il buono proposito tu sei uno di quei buoni propositi che si può portare a casa, perché è fattibilissimo. Certo, certo, assolutamente. Quanti esami ti mancano? 7. Però deve ancora iniziare la sessione esami, quindi è fattibile. Ci stai dentro con 7 esami? Dovrei. Non è che hai lasciato i più difficili in fondo? No, 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 i più difficili poi li ho dati. Li hai dati all'inizio? Li ho dati all'inizio, grande, i più difficili. Grande. Sai che tanti lasciano gli ultimi, sai? E invece no, tu sì. Hai lasciato i più facili in fondo. Esatto. L'esame più facile, che è l'ultimo che darai probabilmente? Non ne ho idea perché devo vedere come sono i corsi del secondo semestre. Però un esame facile secondo te del prossimo anno? Del prossimo anno, sì, del prossimo semestre? Sì. Sicurezza elettrica, spero. Sicurezza elettrica? Cos'è sicurezza elettrica? Sicurezza... sicurezza elettrica, non attaccare troppe prese in una presa, non... capito? Quanti watt porta? Esatto, sì. Se no fonde. Esatto. Praticamente. Sì, classica sicurezza elettrica che ti insegnano anche le elementari. Ecco. Quello. È il più facile, non esatto. C'è dubbio. Posso chiederti un proposito anche a te, uno dai. Solo? Dai, dai, parla. Ragazza timida? Di Caspoggio? Che propositi ho? Per la maturità. Tu maturità invece? Superare la maturità, sì. Quest'anno maturità? Sì, quest'anno maturità. Secondo te? E minchia, la passo. Allora, è un proposito facilissimo. Sapete che... Non è vero, non la passerà mai. Non è vero, si mettere. Posso dirti una cosa? Posso mettermi in mezzo, scusami? Sì, 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 prego. Così non ci sente. Il nostro. È un po' stronzetto il tuo amico. No, è fatto così... Ce lo teniamo. Sì. Ma è buona cosa questa, è buona cosa. Grazie ragazzi. Grazie a te. C'è solo un microfono, tu non guarda la telecamera. So che lui dietro la telecamera non è un granché, ma non guardarlo. Non guardare neanche a me, guarda il microfono. Okay. Granché non c'è nulla. Ci stiamo scaldando. Sì. Tutto bene? Tutto bene, sono appena stata a fare un concorso all'ospedale. Tu sei di? Milano. Concorso per? Fisioterapista. Dai, che bello! Sì, quanti spero. Eravate? Eravamo, questo concorso era, c'erano pochi posti, 60 posti, cioè scusate, 60 candidati per pochi posti. Però di solito è molto peggio, quindi è andata molto è bene. È una buona cosa, dai. Molto buona. Allora, buoni propositi per il 2020? Buoni propositi. Allora, studiare di più. Devi ancora studiare? Sono fisioterapista, sto studiando per diventare osteopata. Bello! Spero di... Quindi studiare di più perché sei un po' svogliatella? No, perché ho poco tempo. Ah, ecco. Soprattutto se poi ti pigliano. Esatto, ancora esatto. Meno di tempo. Esatto, esatto. Quindi è già avanti. Siccome ci auguriamo che, ma non diciamo nulla, perché porta sfortuna, di trovare più tempo per studiare. Speriamo. Questo è un buon proposito per il 2020? Sì, poi buoni propositi, riuscire a dedicare un po' più di tempo agli altri, sperare che cambi qualcosa a livello globale.
Quello mi sa che... Quello secondo me passa. Ci si mette un attimino di più forse di un anno. È vero, però secondo me se tutti facessero, cioè le grandi, i grandi cambiamenti secondo me partono dalle piccole cose? Che ognuno di noi può fare, secondo me sì. Questa ci piace, mi piace come chiusura. Le piccole cose che possiamo fare... Che ognuno di noi può fare possono poi generare un grande cambiamento. Fantastico, grazie, buona giornata. A lei. Lei cosa ti sentivi? Cosa? Che ci avrebbe chiesto qualcosa. Allora mi metto dietro qua, così faccio questo, così sto dietro, così ti viene il torcicollo, per quello l'ho fatto. Okay. Allora, perché te lo sentivi? No, ho visto uno con la telecamera, che passava. E quell'uno non era un granché, però la telecamera ti ha attirato, lui no. No, lui la telecamera. La telecamera, giusto. Stavo scherzando, sì. Si chiama Fabrizio comunque. Okay. Ciao Fabrizio. Io sono Fausto. Ciao Fausto. E tu come ti chiami? Elena. Ciao Elena, il tuo buon proposito per il 2020? Perdere peso. E come si fa? Con la dieta. Mm-hmm. Già iniziata? Già iniziata, sì. Dai? Sì, davvero? Già 5 kg. No, ma l'ho iniziata a maggio. Quindi è un buon proposito del 2019 che ti trascini. Buon proposito dell'inizio anno scolastico più che altro, perché poi l'ho iniziata a maggio, però ho fatto una pausa per l'estate, quindi alla fine l'ho iniziata veramente a settembre. Cioè fammi capire, uno decide che inizia, però lo ritarda di 3 mesi. Sì. Normale? Sì, l'ho fatto per una questione psicologica. Ce la puoi spiegare? Che è interessante la cosa. La questione psicologica come funziona? Perché bellissimo. Uno, è logico che uno quando va... È logico che uno quando va in vacanza non vuole essere stressato dalla dieta, gli orari, i pasti, eccetera. Ok, dopo le vacanze, quando andavi già a scuola. Esattamente. Però è la pressione della scuola. No, perché la scuola ti dà quel ritmo giusto che ti serve per organizzare la tua giornata. Quindi aggiungere una dieta non è stato nulla di che? No, nulla di strano. Così importante. Quindi la stai portando avanti. Esattamente. Piano... Ce la facciamo. Ce la facciamo. Di solito chi mette buon proposito dieta non ci riesce mai, lo sai, cioè il 90%. Sì, è già successo gli altri 3 anni scorsi, lo so. Quest'anno va alla grande, bisogna fargli un applauso perché se lo merita. Brava Elena. Brava Elena. Brava. Ecco. Tu invece buon proposito per il 2020? Ma mi impegno a scuola. Perché gli altri anni non ti impegnavi, non te ne potevi fregare di meno. Beh, gli altri no, anni. Sì, questo qua è un po' più... Fai che i tuoi genitori non stiano guardando la televisione. Che a questo punto è pericoloso. No. Però quest'anno si impegna, eh? Sì, mi impegno. Come stai andando? Bene. Sta andando bene a scuola? Sì, sta andando bene a scuola. Fantastico. Io sono in classe con lei. Ah, non sono in classe con te loro due. Tu invece buono proposito... Come ti chiami innanzitutto? Giulia. Ciao Giulia. Buono gemelle loro, Quindi anche tu il buono proposito lo stesso perché sei gemello? Sì, sì, no, veramente sì. Cioè, anche essere tu a scuola? Essere promossa più di così. Cioè, anche tu gli anni scorsi non studiavi? No. Che è scattato quest'anno perché vuoi studiare? Perché ho preso il debito. In scienze. In scienze, tra tutte le materie scienze. Anch'io, tra tutte le materie scienze, ho preso un debito in scienze. E mi impegno quest'anno. Niente scienze, ma nemmeno le altre però. No, vabbè, le altre bene. Le altre sono andate tutte bene? Sì. Allora non è vero che non studi? Non studi o ti viene scienze. Così? No, è un talento. Lo dici perché essendo gemella è un talento che condividete, cioè sì. Così, vi viene così. Beh, però scienze... quando uno ascolta in classe è già a metà dell'opera, quindi. Appunto. Tu dici che basta ascoltare in classe? No, è già a metà dell'opera, quindi... Però non basta? No, non basta. Basta per il 6. Soprattutto se è una materia più difficile. Piacerebbe interpellare un insegnante a questo punto per vedere se basta. Secondo me loro direbbero, alzerebbero le mani così come hai fatto tu. E direbbero forse non basta nemmeno per il 6. Beh, se loro credono che comunque tu... Cioè, se io dico, io non ho studiato a casa, ho solo ascoltato. Uno dice, vabbè, ovvio che non ti metto il 6. Però se uno non sa che io ho soltanto ascoltato in classe e mi sente parlare in un'interrogazione o mi guarda una verifica... Fai psicologia, vuoi fare psicologia poi? Io faccio psicologia, sì. Si faccio sente. Liceo delle scienze umane. E quindi psicologicamente applichi queste regole che tu hai imparato? Non le ho imparate, però sulla base dell'esperienza. Quindi le sapevi già? Sì. Sulla esperienza diretta personale? Esattamente. Quindi vedi di aprire uno studio velocemente che vengo in cura da te. Va bene. Ho tanti problemi. Ci vediamo presto. Grazie ragazze, buona scuola. Grazie, arrivederci. Innanzitutto parliamo dei milanesi che si comportano male a Sondra. No, no, i tuoi no, amici no, che sono scappati. Attimino, sono scappati. Chiudi un attimino, allora, no, non è vero. Sono scappati. No, non sono scappati. No. T'hanno lasciato solo a te fare l'intervista. Dunque, rispondo per tutti io. Per
tutta la popolazione di Sondrio? Certo, soprattutto, sì. Meglio del una sindaco, risposta per cioè, tutto il mondo. Sei meglio del sindaco? Cioè, Siamo conoscenti comunque col sindaco. Col sindaco? Sì. No, ma la domanda è semplicissima. Dimmi. Sai che inizio anno, buoni propositi. Dimmene uno. No, sto chiedendo a te, io se vuoi ti dico i miei, ma tutti i miei sono disattesi. Dai, dai, i buoni propositi quali, sarebbero i tuoi? D'inizio dell'anno o fine anno, tu dici, in caso? Beh, ambedue dovrebbero teoricamente coincidere, ma tu ne hai diversi. Meno guerra, anno. Io direi meno guerra e basta, tutto il resto va benissimo. No, guarda, però, ok, quello, buono proposito quello lì per tutto il mondo, personali. Ma non per me, no, per no, tutti. No, i personali, per tutti, ok, va bene, quello... Il personale è proprio meno guerra e basta, guarda, veramente. E cosa fai per evitare le guerre? Io farei la guerra per evitarle. Per evitare la guerra, il no, concetto può concetto essere anche interessante. Sì, però dopo mi dici dove andiamo in onda. Sembra un po' Trump, perché, qui su TSN stasera. No, non è vero, non è vero. Trump, no, un pochino. Facciamo la guerra per evitare la guerra. Sta facendo finta appena appena. Stiamo tranquilli. Facendo finta? Sì, sta dicendo stiamo tranquilli un po' tutti. Il insomma. Generale che hanno, lui non può più dire però che fa finta. Cioè. Però non si sa neanche come è finita lì, se è vero o non è vero. No, lui sa come è finito, cioè. Se è vero o non è vero. Quello. Quindi buoni propositi solo la guerra tu? Sì, soprattutto le guerre. Quindi tu sei una persona... Ma anche tra umani dico, le guerre, cioè in assoluto, deve essere un'armonia nella società. Ok, sì. D'accordo. Il tuo buono proposito per il 2020 è questo? 2020, perfetto. Poi ci vediamo l'anno prossimo e vediamo per il 21 come funziona. Mettiamoci d'accordo, inizio 2021, ci ritroviamo qui in perfetto. Piazza Campello. Salutiamo tutti. Salutiamo ciao. Tutti, ciao. Il tuo nome? Massimo.